Qualche giorno fa nella sezione community del mio canale ho fatto uscire questo sondaggio dove vi chiedevo se voi preferite, ovviamente in una situazione in cui poteste scegliere solo uno dei due, fare un PAC, quindi un piano di accumulo del capitale, oppure trading giornaliero o settimanale. Ah, tra l'altro vi consiglio di seguire la sezione community del canale perché ogni lunedì farò un sondaggio per tutti, per capire dove va a posizionarsi la mia community, e ogni tanto faccio anche dei sondaggi riservati agli abbonati, magari su argomenti un po' più specifici. Comunque, tornando al sondaggio, ha vinto come piacere il PAC perché è quello che anch'io preferisco e avrei votato in caso dovessi scegliere solamente uno dei due, perché secondo me è una delle scelte più intelligenti a livello di finanza personale che una persona possa fare, soprattutto se è una persona molto molto giovane. Quindi, per farla breve, in questo video, dato che non tutti avete votato PAC e dato che molti di voi non avete proprio votato, ho deciso di andare a ricordarvi a voi e a tutte quelle persone che magari non sono proprio iscritte al canale e quindi mi staranno vedendo per la prima volta, innanzitutto cosa sia un PAC. Molto velocemente andremo a vedere anche da quali asset è formato di solito e poi soprattutto per quali motivi è intelligente fare un PAC. Come sempre, se il video vi sarà utile potete supportarmi gratuitamente iscrivendovi, oppure se volete finanziare il progetto cliccando il tasto abbonati qua sotto. Ma adesso iniziamo subito. PAC, come dicevamo prima, sta per piano di accumulo del capitale, un investimento chiaramente per il lungo termine che si forma con tanti piccoli investimenti fatti con un lasso di tempo solitamente regolare. Infatti il PAC è spesso associato alla tecnica del dollar cost averaging, quindi, spiegato in parole povere, selezionare un determinato asset e comprarne una certa quantità con un lasso di tempo ben definito. Un esempio più pratico: magari prendiamo una persona che vuole creare un PAC investendo nell'indice S&P 500, quindi l'indice che racchiude le 500 aziende americane più grandi in questo momento. Quella persona poi dovrà decidere la cifra da investirci, e facciamo 200 euro, e poi dovrà decidere il lasso di tempo, che solitamente è settimanale, bisettimanale o mensile. Io personalmente preferisco mensile perché vi permette di non starci troppo dietro e di essere meno stressati, e è quello che questa strategia dovrebbe fare, perché chiaramente non stiamo parlando di trading, quindi una vera e propria attività lavorativa. Dopodiché ci sarebbe da decidere anche per quanto tempo portare avanti questo PAC, quindi 10 anni, 20 anni, 30 anni, e c'è chi fa un po', diciamo, freestyle, quindi si dà un tempo minimo, magari 20 anni, e poi però vedrà, una volta arrivato al fine di questi 20 anni, se liquidare il suo PAC e godersi i soldi banalmente oppure no, oppure magari anche liquidarne una determinata parte. E visto che cos'è un PAC, magari molti si chiederanno quali sono gli asset che dovremmo utilizzare. Va detto che non esistono degli asset appositi e voi potete usare solamente quelli, ma il PAC può essere fatto in realtà con qualsiasi cosa. C'è chi addirittura lo fa con le criptovalute, che sono un asset tendenzialmente molto rischioso, ma è una cosa che io sconsiglierei, soprattutto se siete agli inizi. Infatti il PAC, per sua definizione, è un investimento sul lungo termine a basso rischio e con un rendimento abbastanza basso, perciò appunto crearlo con un asset molto rischioso che tendenzialmente deve avere un ritorno abbastanza alto per compensare il rischio non è proprio il massimo. Al limite, se proprio volete investire in qualche asset molto rischioso, come per esempio appunto criptovalute o aziende small cap, quindi con azioni molto molto piccole, vi consiglio di farlo o esternamente al vostro PAC, quindi non includendole nella strategia del PAC, oppure allocandoci una parte molto molto piccola di quel piano di accumulo, magari facciamo il 5%, 10% al massimo. Ma quindi, con quali asset va fatto un PAC? Vi elenco la top 3 dal meno consigliato al mio preferito. Meno consigliato, nel quale allocherei una percentuale anche qui non troppo grande, sono azioni, chiaramente azioni value, azioni molto molto grandi e sicure, però comunque siamo nel campo dello stock picking, ovvero una cosa molto rischiosa, soprattutto se, come dicevamo, volete creare un PAC per non pensarci troppo e non avere un eccessivo stress. Però sì, c'è chi nel PAC, ma in realtà anch'io, ci inserisce anche qualche azione molto grande, magari da dividendo, così se un domani magari ne accumulerete una bella cifra potete anche non liquidarle e godervi i dividendi, anche se pure qui ci sono tutta una serie di rischi nell'investire in dividendi. Magari fatemi sapere qui sotto se volete un video dedicato, perché a me, devo dire, nonostante tutto i dividendi piacciono, quindi avrei delle cose da dire. Asset che metterei al secondo posto sono gli indici, quindi andare ad investire direttamente in un indice, come dicevamo per esempio l'S&P 500, oppure il FTSE MIB, quindi indici che replicano il mercato di una determinata nazione. Chiaramente consiglierei di non farlo soltanto su un mercato, perché altrimenti la cosa diventa più rischiosa. E poi al primo posto, gli asset più consigliati da tutti per un PAC, nonché anche i miei preferiti, sono gli ETF, ovvero un Exchange Traded Fund, quindi dei fondi che sono delle sorte
sorta di panieri di azioni che solitamente vanno a replicare un indice, perciò cercando di imitarne l'andamento e le azioni al suo interno. In base alla bravura del gestore che crea quel determinato ETF, perché ce ne sono vari, spesso possono anche performare meglio dello stesso indice di riferimento, che è il motivo per cui io preferisco investire in ETF, oltre ad altri motivi, perché poi ci sono vari tipi di ETF con diversi tipi di repliche. Anche per quanto riguarda tutte queste caratteristiche e quali sono quelle in base a cui io scelgo un ETF, magari se volete potrei farci un video in futuro. Però ecco, tendenzialmente un pack si fa o con azioni molto grandi o con indici o con ETF, oppure con alcune percentuali di questi tre asset. Perciò adesso, visto che cos'è, visto da cosa è composto solitamente, andiamo a vedere quali sono i motivi per cui potrebbe essere saggio creare un ETF. Ma come sempre questi non sono consigli finanziari, quindi insomma fate quello che volete. Però io il mio l'ho iniziato, poi vedete voi, anzi se volete fatemi sapere anche se vorreste un video in cui vi parlo del mio pack, che magari potrebbe uscire un contenuto interessante. E partiamo subito dal primo motivo per cui una persona dovrebbe creare un pack, che è quello che potrebbe sembrare meno grave magari, ma fidatevi che nel lungo termine fa davvero la differenza, ovvero quello di combattere l'inflazione. Infatti dovete sapere che, a differenza di quello che la maggior parte delle persone pensano, i soldi non investiti non sono privi di rischio, ma anzi hanno una probabilità del 100% di perdere valore, perché ogni singolo anno siamo sicuri, perché c'è sempre stata l'inflazione, ovvero questo fenomeno che fa perdere potere d'acquisto ai nostri soldi, che è il motivo per il quale magari, come avrete sicuramente spesso sentito dire, una volta magari un pezzo di pane costava un euro e adesso costa il triplo. Questo appunto è dovuto all'inflazione. Come dicevo, per molti non è un grosso problema, perché tendenzialmente sta intorno al 2% all'anno, e quindi ci sono molte persone che dicono per il 2% non cambia così tanto. Voi dovete pensare che questa è una cosa che va a accumularsi nel lungo termine, quindi magari a distanza di 10 o 20 anni la differenza potrebbe essere davvero abissale. E poi dovete anche considerare che non è sempre del 2%, ci sono anni come per esempio il 2022 dove l'inflazione in Italia ha toccato quasi il 10%. Ciò significa che se inizio anno avevate in banca 10.000 euro, a fine del 2022 è come se aveste perso 1.000 euro senza fare assolutamente niente. Infatti un pack serve a combattere proprio questo fenomeno. Ipotizziamo per esempio un piano d'accumulo che vi fa tornare ogni anno il 5%, che è un valore medio, solitamente quelli che ho visto vanno dal 4, 5, 6% fino ad arrivare a quelli veramente bravi che magari riescono a stare anche sulle due cifre. Ma appunto, parlando di un investimento a basso rischio nel lungo termine, solitamente siamo sulla cifra singola. Questo appunto non solo annullerà l'inflazione, ma vi farà anche guadagnare una percentuale extra, ovvero ovviamente la differenza fra la percentuale negativa che avrà fatto il vostro pack e l'inflazione. E non è finita qui, infatti magari qualcuno di voi potrebbe dire: sì, ok, magari l'inflazione è al 2%, io mi creo un pack che mi fa tornare il 5%, quindi faccio un 3% all'anno, che non è niente di che. Però qui arriviamo al secondo motivo per cui voi dovreste creare un piano d'accumulo, ovvero quella caratteristica che potrebbe rendervi letteralmente milionari anche guadagnando una quantità di soldi abbastanza normale, chiaramente se farete le cose fatte bene per diverse decine di anni, perché i soldi non ve li regala nessuno. E stiamo parlando di sfruttare l'interesse composto. Infatti voi, strutturando un buon piano d'accumulo con i giusti asset, potrete usufruire non solo degli interessi sui soldi che voi andrete a depositare, ma anche col passare degli anni gli interessi sugli interessi. Lo so, sembra difficile, ma adesso faccio un esempio più pratico. Immaginiamo per esempio un pack che in questo momento ha al suo interno 10.000 euro, e per semplicità non consideriamo i soldi che voi continuereste ad aggiungerci. E ipotizziamo un tasso di interesse del 10%, che è molto alto, ma è per fare un esempio con una cifra tonda. Il primo anno voi otterrete il 10% su quei 10.000 euro, quindi 1.000 euro. Il secondo anno voi non otterrete più il 10% su quei 10.000 euro, ma otterrete il 10% di 11.000 euro, quindi la cifra iniziale più quello che avete guadagnato dagli interessi del primo anno, e così via, ritrovandovi magari dopo 10 o 20 anni con molti più soldi rispetto a quelli che voi avete inserito. E per fare un esempio ancora più completo, per far capire davvero a tutti, adesso useremo un sito che va a calcolare l'interesse composto per farvi vedere quanto effettivamente sia potente. Un fenomeno che lo stesso Einstein definiva l'ottava meraviglia del mondo. Ok, eccoci qui al PC, e per fare l'esempio più completo siamo all'interno di questo sito che calcola l'interesse composto.
semplicissimo da trovare, ce ne sono vari in realtà. Vi basta scrivere calcolatore di interesse composto. E adesso appunto faremo un esempio ipotizzando una situazione nella media. Quindi un deposito iniziale di 5.000 euro, che in realtà può essere anche più alto, però questa è una cifra che tutti tendenzialmente dovrebbero avere da parte. Una durata di circa 30 anni, che secondo me è la durata media che dovrebbe avere un PAC. Tasso di interesse annuale, come dicevamo prima, 4-5%, che è quello medio. Un versamento aggiuntivo mensile ho lasciato di 200 euro, che era il valore medio che era su questo sito. Anche se secondo me, gestendo bene le vostre finanze, potreste riuscire ad aggiungerci anche di più, ma mi raccomando, deve essere una cifra che non va ad inficiare troppo sulla qualità della vostra vita, perché appunto il bello di un PAC è aggiungere cifre che a voi non cambiano più di tanto e ritrovarvi poi alla fine del PAC una cifra che davvero vi cambi la vita e vi permette di andare in pensione oppure in early retirement, dipende insomma quando lo volete far finire, in modo molto molto agiato e senza preoccupazioni. Quindi settato tutto, facciamo calcola e come vedete questi sono i risultati finali. Qui c'è tutto il grafico. Innanzitutto vi ritroverete alla fine del PAC circa 188.000 euro, che è davvero una bella cifra, nonostante le cifre che abbiamo inserito noi sono molto basse. Quindi come vedete non servono grosse cifre per fare questo tipo di investimento. Con solamente 200 euro al mese potreste ritrovarvi una cifra del genere. Ma la cosa davvero strabiliante è il guadagno che vi avrà permesso l'interesse composto. Infatti voi in totale, come vedete scritto qui, avrete aggiunto alla fine del PAC 77.000 euro, quindi 5.000 del deposito iniziale più 72 che avrete inserito nel corso degli anni, ripeto, con solamente 200 euro al mese. Mentre come dicevamo la cifra finale è di 188.000 euro, quindi voi avrete guadagnato, come ci sta scritto qui nel quadratino celeste, circa 111.000 euro solo di interesse composto. Quindi come dicevamo, questo è uno dei motivi principali perché potrebbe essere saggio iniziare un PAC il prima possibile. E per farvi un altro esempio con una potenza ancora superiore, ipotizziamo che voi lo iniziate per esempio a 20 anni e lo finite a 60, quindi mettiamo una durata con gli stessi dati di prima ma di 40 anni, calcoliamo. Come vedrete stavolta vi ritroverete con 341.000 euro e voi ne avrete inseriti in totale 101.000, con un guadagno stavolta di 240.000 di interesse composto. Infatti uno dei vostri alleati più grandi quando investite non sono le grosse cifre ma principalmente il tempo. Da qui anche il modo di dire "is not timing the market but time in the market", con il quale tra l'altro concordo appieno. E adesso passiamo a vedere gli altri motivi per cui è intelligente iniziare un PAC. E prima di andare avanti vi ricordo che se non sapete dove fare questo PAC, quindi quali broker usare per comprare gli asset necessari, qui sotto in bio trovate una lista con tutti i broker e exchange che uso io, e in particolare vi consiglio di dare un occhio a quello di DeGiro, che non sta sponsorizzando questo video, però è un link affiliato tramite il quale se vi iscriverete per i prossimi 10 giorni circa, non ricordavo la data ma ho controllato adesso, avrete ben 100 euro gratis che la piattaforma appunto offre a tutti i nuovi iscritti che si iscriveranno tramite il link affiliato entro questi giorni, e sono soldi che potrete usare all'interno del loro broker, quindi davvero super comodo se state iniziando, soprattutto se volete iniziare un PAC, perché come abbiamo visto più soldi riuscite a metterci più sarà efficace nel lungo termine. Quindi registrarvi è gratuito, se volete testarlo e avere questo bonus di 100 euro trovate il link qui sotto. E adesso passiamo al prossimo lato positivo di avere un piano di accumulo, che a molti potrebbe sembrare stupido perché è meno tecnico degli altri, ma vi assicuro che fa davvero la differenza. Stiamo parlando di ridurre il vostro stress, e voi direte sì, ma in che senso ridurre lo stress? Gestire una roba del genere dovrebbe aumentarlo. In realtà se fatto nel modo corretto no, infatti come vi dicevo non dovrebbe aumentarlo, perché è una cosa che dovrebbe andare avanti in automatico. Voi dovreste settare che ogni mese quella determinata quantità di soldi va nel vostro broker e viene investita nel PAC, senza che voi ci stiate dietro e soprattutto fregandovene del periodo di mercato, quindi che sia rialzista o ribassista voi non interessa poi nel lungo termine. E questo è il motivo per cui non dovrebbe incrementare il vostro stress. Ma perché dico che dovrebbe addirittura diminuirlo? E il motivo in realtà è molto semplice, ovvero che voi nel corso degli anni accumulerete sempre più capitale investito che non andrà toccato in nessun modo, perché lì chiaramente quei soldi non dovrete liquidarli o utilizzarli prima della fine del PAC. Perciò nel tempo investiti nei giusti asset molto sicuri, che sono quelli che ho nominato prima, andranno continuamente ad aumentare ed auto-incrementarsi grazie all'interesse composto. Questo vi permetterà di sapere che qualsiasi cosa succede, indipendentemente dal vostro cash flow, quindi indipendentemente dalle vostre entrate e dalle vostre uscite, voi avrete lì questa cifra sempre più grande a fare da cuscinetto, diciamo. Quindi saprete che nonostante voi non dovete liquidare quell'investimento,
qualsiasi cosa dovesse succedere di molto grave, potreste farlo. Quindi avrete la consapevolezza di avere lì da parte quei 20, 30, 50 mila euro o più pronti per qualsiasi evenienza. Anche se, ripeto, l'obiettivo sarebbe di non liquidarli prima della fine. E questo vi assicuro anche per esperienza, perché, ripeto, anch'io ho iniziato il mio pack, che vi dà molta sicurezza e tranquillità. Perché un conto è, per esempio, guadagnare 1500 euro al mese e spenderne 1000 sapendo di avere 1000 euro da parte. Ben altro conto è guadagnare quegli stessi 1500 euro al mese e spendere quegli stessi 1000 euro al mese sapendo però di avere magari da parte 30.000 euro. Quindi, oltre che dal punto di vista tecnico, anche per la vostra mente potrebbe essere molto saggio iniziare un piano d'accumulo. E ultimo motivo che ci tengo a citare, anche se brevemente, è la disciplina. Infatti anche questo è uno di quelli che potrebbe sembrare senza senso, comunque di importanza minore, però per quanto riguarda la vostra crescita personale e soprattutto la formazione di un'educazione finanziaria, è una cosa davvero fondamentale. Il pensiero e la costanza di inserire ogni mese una cifra prestabilita all'interno di un pack, privarsi di quella cifra, che ripeto non deve essere così grande da farvi vivere male, però comunque non è facile staccarsi da una quantità di soldi ogni singolo mese. Inoltre la motivazione e la dedizione di porsi un obiettivo finanziario e raggiungerlo, che è una cosa secondo me davvero impagabile. Quindi questi erano i motivi per cui secondo me è intelligente avviare un pack, soprattutto se siete molto giovani. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, soprattutto se voi avete avviato il vostro pack. Inoltre, come vi dicevo, fatemi sapere se vi può interessare un video dove andiamo a vedere un mio pack e cosa sono riuscito a mettere da parte fino a questo momento. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto e vi do appuntamento, come sempre, alla prossima.